Il progetto BRIF è un progetto finanziato nell'ambito del Next Generation Europe, cioè del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, il cosiddetto PNRR, ed è un progetto dedicato alle infrastrutture nel campo della biorobotica. Avrà una durata di 30 mesi, è già partito lo scorso 1 ottobre e ha un budget complessivo di circa 24 milioni di euro. Di questi 4 milioni di euro verranno alla Federico II. Nell'ambito delle infrastrutture che saranno finanziate da BRIF ci sono due laboratori pilota. Uno è il laboratorio B2R Lab, che è un laboratorio sulla parte bioibrida e biomimetica della robotica. In aggiunta a questo ci sarà il laboratorio Reishu, che sarà un laboratorio che sarà, diciamo, installato nell'ambito del CRIB del professore Netti, e in questo laboratorio si svilupperanno modelli rigenerabili e recuperabili di ingegneria tessutale con delle tecniche guidate assistite alla robotica. B2RL realizzerà nuove protesi e nuovi esoscheletri puntando su tre aspetti: l'aspetto meccanico, quindi di realizzazione della parte fisica, della parte meccanica, sfruttando anche nuovi materiali, materiali soft, sulla parte di controllo, in cui l'essere umano dovrà collaborare con la macchina stessa, quindi un controllo condiviso uomo-macchina, ed infine sulla interfaccia di comunicazione tra la macchina e l'essere umano, che sarà più invasiva e che consentirà fondamentalmente di scambiare informazioni dalla macchina all'essere umano e viceversa, per ottimizzare la parte di controllo e anche l'accettabilità della tecnologia stessa. B2RL si occuperà anche della realizzazione di robot soft per applicazioni in medicina e in particolare in chirurgia. Tutto questo andrà ad arricchire la ricerca che attualmente stiamo conducendo, in realtà dal 2016, presso il laboratorio Icaros del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Chirurgia Robotica. Le attività che noi andremo a fare nel nostro centro, che è il Centro di Ricerca Interdipartimentale sui Biomateriali della Federico II, che è stato fondato nel 1992 e contempla ricercatori che vengono sia dal mondo dell'ingegneria, quali io stesso rappresento, e ricercatori della medicina, della biologia, della fisica, della matematica, della veterinaria e anche dell'agraria. Quindi questo centro rappresenta un po' un insieme di competenze che si mettono insieme per risolvere problematiche nel campo dei materiali avanzati per il settore biomedico.